Per un video sul Fatto Quotidiano partiamo dal Fatto Quotidiano e precisamente dal numero del 5 febbraio scorso in cui figurava un articolo di Marco Lillo, nostro collega e gestista di rango, che raccontava di una storia di un boss della Camorra, di intercettazioni telefoniche che riguardavano un Napoli-Parma dell'anno scorso e di una serie di storie che tiravano in ballo i Cannavaro e via dicendo. Il giudice titolare dell'indagine non aveva considerato penalmente rilevante la faccenda, comunque aveva mandato il materiale al procuratore federale del Federcalcio, insomma la giustizia sportiva, il capo indagine per eccellenza dell'IPM, chiamiamolo così, della giustizia sportiva, Stefano Palazzi, e di questo non si era saputo più niente. Adesso, oggi, mentre parlo, quindi oggi 6 di giugno, a una settimana di referendum, tanto per non confondere le date del referendum, a una settimana dal 12 al 13 giugno per il referendum, sui giornali, in mezzo alle vicende di questo ennesimo e stavolta davvero macroscopico calcio scommesse, viene fuori anche la storia di queste intercettazioni e di questa vicenda che riguarderebbe Napoli-Parma. Fortunatamente adesso si spera che qualcuno ricordi che il Fatto, per la penna di Lillo, il 5 febbraio già aveva raccontato questa storia. Cos'è che manca? Qual è il collegamento che non viene fatto di solito da nessuno? Forse perché non sono abituati a farlo, forse perché non gli conviene, forse semplicemente perché non capita. Il collegamento che manca è che le cose della giustizia penale, penalmente o rilevanti o penalmente irrilevanti, non importa, comunque di interesse per il mondo del calcio, il mondo naturalmente dello sport in generale, ma adesso stiamo parlando di calcio, finiscono a Stefano Palazzi. Quelle di cui parlava Lillo, queste di cui stiamo parlando del calcio scommesse, per cui ci sono già prese di posizione ufficiali del presidente del CONI Petrucci, del presidente della federazione Abete e quindi dello Stefano Palazzi. Adesso datemi gli atti, ha chiesto al GIP di Cremona che è incaricato di questa indagine, datemi gli atti che ci penso io al più presto possibile, comincio gli interrogatori entro luglio, agosto al massimo, bisogna chiudere tutto, devono ricominciare i campionati con il massimo della regolarità. E questo Stefano Palazzi è lo stesso che si è occupato nel 2006 in fretta e in furia del famigerato Calciopoli, che qualcuno chiama erroneamente Moggiopoli, confondendo uno degli attori, delle figurine del presepe con tutto il presepe, quindi facendo doppio danno, da un lato accusando soltanto uno e quindi non facendo capire le cose, dall'altro facendo pensare che tutti gli altri che sono coinvolti possano passarla liscia. Non dovrebbe essere così. Allora, parliamo di Stefano Palazzi. Questo video è dedicato a Stefano Palazzi. Stefano Palazzi è responsabile di tutte le inchieste della Federcalcio, è una specie di strozzatura, fanno delle inchieste e finisce ogni cosa finisce a lui. Nel caso per esempio del calcio scommesse adesso vedremo quello che farà, lui dice che farà presto e bene, ma per non andare troppo lontano, senza ritornare a Calciopoli, ripeto, e non Moggiopoli, per andare soltanto all'estate scorsa ci fu uno scandalo di cui non ha praticamente parlato nessuno. Lo scandalo venne chiamato con la solita inerzia terminologica Premiopoli. Di che si trattava? Dovete sapere che nel calcio italiano c'è una normativa che prevede che le società professionistiche, se valorizzano dei giovani che vengono dai vivai o dalle società dilettantistiche, paghino del denaro per aiutare il calcio dilettantistico. Tutto questo traffico, diciamo così, passa per un ufficio della Federcalcio. Questo ufficio della Federcalcio si chiama Lavori e Premi. Potete cliccare, andate a cercare Lavori e Premi. Che è successo? Che qualcuno ha annusato che in questa storia di denari fra le società professionistiche, passando per la federazione che regolava il traffico e le società che dovevano ricevere, società d'origine dei calciatori giovani che dovevano ricevere questi denari, un giro d'affari che si calcola intorno ai 5 milioni di euro, non esattamente uno scherzetto, qualcuno faceva il furbo. Quindi che cosa è successo? Che il vice del procuratore Stefano Palazzi, l'avvocato Mattioli, cosa ha fatto? Si è messo a fare un'indagine per conto di Palazzi. È andato molto avanti, è arrivato a interrogare diverse figure del calcio italiano. Ci sono dei verbali che dimostrano che qualche stranezza, uso un termine eufemistico, è stata commessa. E a un certo punto si è visto nel settembre scorso, del 2010,
togliere d'ufficio questa indagine dallo stesso Palazzi, che ha detto da adesso in poi ci penso io. E tutti hanno pensato, beh, se ci pensa Stefano Palazzi, il procuratore federale, il maggiore in grado, noi sapremo subito la verità, finalmente questo nodo verrà sciolto. Non se n'è più saputo niente. Da allora, e c'è stato persino uno strano furto di documenti nell'aprile scorso nelle sedi del Federcalcio, e non vorrei scoprire che questo furto riguarda documenti che stavano nell'ufficio cosiddetto lavori e premi, non lo vorrei scoprire, comunque tanto ci avranno una copia. Ebbene, da allora, dall'autunno scorso, e siamo in giugno, oggi 6 giugno 2011, il signor Palazzi non ci ha fatto sapere niente. Domanda: come vi fate affidare di uno come Palazzi e di una Federcalcio che non ci fa sapere niente su queste cose adesso, con questo enorme scandalo di scommessopoli, come viene chiamato, o comunque di calcio scommesse, di toto legale con partite combinate e truccate? Perché? Perché ci dovremmo fidare? Chi controlla i controllori? Questa è la domanda di fondo. E pensate che mi sarei voluto dilungare su Nadal, che ha vinto il suo sesto Roland Garros, sulla Schiavone, che è stata fantastica perché per arrivare in finale per il secondo anno consecutivo dopo averlo vinto l'anno scorso è già un'impresa, ma che da tre giorni continuava a dire so come da due giorni quello che è, so come si batte Nalì, la cinese che affrontava in finale, so come si batte Nalì, e non lo sapeva, e visto che ha perso tanto di cappello, un'altra volta almeno stesse zitta sui giornali. Avrei voluto parlare di questo e di sport, ma come si fa a parlare di sport quando in realtà non si riesce a entrare nei palazzi del potere? Thank you.